Signore, vi avevo promesso in questo 2023 tante novità. Una novità c'è stata, l'avete già vista sabato, però è uscita domenica, comunque l'avete già vista. La novità era quella della Lega Pro, dove abbiamo fatto i video della C siamo, cioè la Serie C. Parleremo anche della Serie C, però le novità non sono finite. Parleremo anche della Lega, Lega Nazionale Dilettante, Girone I, ma se vi raccomando, seguiteci come ci avete seguito sul primo video della Ci Siamo. Ora voglio che tanti mi piace, mi piace, tanti commenti su questo video. Se poi volete che oltre alla Serie C della Lega Nazionale parliamo anche degli altri giorni, basta dirlo, basta mettere nei commenti, però ci dovete sopportare. Se ci sopportate, riusciremo a migliorare anche questo prodotto, soprattutto per voi, però ci dovete aiutare. Come faccio ad aiutare? Con tanti mi piace e tanti commenti. Allora, andiamo alla 18ª giornata della Lega Nazionale Dilettanti, Girone I. Sarebbe la famosa Serie D. Abbiamo Sant'Agata, Santa Caldenese 0-1, Cacinate, Lamezia 2-2, Castrovillari, Licate 0-4, Catania, Ragusa 3-0, Cittanova, Cireali 0-0, Locri, Santa Maria, Caliento 1-1, Marianese, Trapani 2-1, questa è la grande sorpresa della giornata, Paternò, Reale Aversa 0-0, Vibonese, San Luca 3-0. Andiamo subito ad analizzare la prima partita, quella che ci interessa. Quella che è una delle tante partite delle nostre squadre che ci interessa, Lamezia Terme Canicati, un Lamezia Terme che doveva rispondere alla vittoria del Catania e soprattutto doveva distaccare il Locri, che era anche a pari punti insieme alla Lamezia al secondo posto. Un Lamezia che domina fino al 64esimo, una partita che domina, addirittura si porta sul 2-0, perché al 37esimo Terranova fa il gol dell'1-0 e al 64esimo Fanaghi fa il gol del 2-0. Sembrava che la partita fosse chiusa, però il Canicati riesce a riprenderla. Prima al 66esimo, dopo 4 minuti sul calcio di rigore col suo attaccante Al-Jaid, e Al-Jaid al 76esimo fa il gol del 2-2, dove un Lamezia che poteva davvero chiudere la partita e non è riuscito a chiuderla, oppure non è riuscito neanche a controllare, perché il Canicati si era portato sul 2-2 e non riesce a fare la sua quarta vittoria consecutiva, e soprattutto non riesce ad accorciare le distanze dal Catania. Un pareggio, questo per la Lamezia, secondo me, più che un pareggio è una sconfitta, perché tu non puoi vince una partita 2-0 e poi pareggiarla 2-2. C'è stato completamente un blackout dei giocatori della Lamezia. È una squadra che, secondo me, il Lamezia è nettamente più forte del Canicate. Io non posso accettare questo risultato, perché tu avevi il pieno controllo per 72 minuti, per 62 minuti avevi il controllo fino al gol del 2-0, con tutto uno il supporto che volevi, il supporto dei Canicati, erano anche loro scioccati, perché Canicati giocava poco, aveva il pieno controllo. Invece il Lamezia è riuscito a buttare via una vittoria che poteva valere il distacco dall'Locri, che in questo momento stanno giocando l'altro campionato, perché Catania è nettamente superiore a tutte le altre squadre di questo girone, che sta facendo un campionato a parte. Poi l'altra partita dell'altra squadra calabrese è stata la disfatta del Castrovillari. Qua che dobbiamo dire? Un Licata che è cominciato questo 2023 come aveva finito, con una vittoria, ma soprattutto un Castrovillari che, io non lo so, non è proprio sceso per niente in campo. Se andiamo a vedere, con Quatara al 12esimo si è portato in vantaggio, Licata al 45esimo, al 62esimo e al 78esimo, Saiato fa una tripletta, dove Licata vince e domina. Addirittura poi è finita in disfatta per Castrovillari, perché
ha avuto due espulsioni. Prima a Ceto è stato espulso per doppia ammonizione, poi Anzilotta è stato anche espulso per gioco falloso. In poche parole ha perso completamente la testa il Castrovillo. Castrovillo che all'inizio di questo campionato doveva lottare per i primi posti, in questo momento è dietro, anche se ha due partite in meno, ricordiamoci, ha due partite in meno. Però questa è una sconfitta che brucia, è una sconfitta che può pesare nel cammino. Su questa partita non si può commentare, è stata una disfatta, è stato un dominio in lungo e largo dell'Licata. L'altra partita sempre della squadra calabrese è stato Cittanova-Cereale, un Cittanova-Cereale, un buon punto della squadra di Cittanova, che poi riesce a fermare una squadra nettamente più forte di lei, la Cereale, solo 0-0. Una partita semplicemente per chi l'ha potuta vedere è stata una partita noiosa, dove non c'è stata da avere proprie azioni pericolose. È stata per lo più una partita dove il Cittanova si difendeva, la Cereale voleva attaccare, però neanche la Cereale attaccava più di tanto. Questo 0-0 alla fine tutti e due squadre si sono accontentati di un punticino che va bene a tutte e due, che muove questo punticino, muove la classifica. Poi andiamo all'altra seconda della classe, Locri Santa Maria Caliendo. Una partita Locri Santa Maria Caliendo è stata una partita abbastanza equilibrata, dove la squadra di casa secondo me meritava di più, meritava la vittoria, perché ha fatto una partita di cuore, ha fatto una partita che ha attaccato, ha tentato prima Ficcarra però ha tirato alto, poi la Rosa ha sfiorato il gol. Sul calcio d'angolo è stata davvero micidiale, l'unico vero tiro del Santa Maria Caliendo al 41esimo di Catalano fa il gol dell'1-0 per la squadra ospite. Però il Locro non si demorde, attacca, riesce a sfiorare il pareggio quando arriva al 55esimo con la Rosa. Dopo Locri in attacco al 32esimo con la rovesciata di Furini, che blocca centralmente da Grietro, portiere del Santa Maria Caliendo. Sempre al 38esimo ancora Ferrante non riesce a colpire di testa, e sempre nel recupero tiro alto di De Laurentiis finisce un tiro alto che poteva davvero essere pericoloso. Lo stesso La Rosa, lo stesso Ficcarra hanno cercato in finale un assedio che alla fine non c'è stato. C'è stato, però non come noi lo pensavamo. Non pensavamo che potesse davvero. Noi pensavamo che Locri alla fine, con questo assedio finale, poteva davvero portare a casa il punteggio pieno, perché secondo me se lo sarebbe meritato il punteggio pieno. Invece si era accontentato di un 1-1 e continua questo campionato a parte, il campionato dei secondi, fra Locri e Lamezia che camminano a braccetto. Poi l'altra squadra calabrese è la Vibonese. Qua invece è stato uno spettacolo puro, uno spettacolo davvero meraviglioso. La Vibonese gioca, donna e spreca, ha avuto almeno 10 occasioni gol per chiudere questa partita all'inizio, però improvvisamente Leve qui riesce al 40esimo a portare in vantaggio la squadra di San Luca. Addirittura al 46esimo Alzemano viene espulso, e proprio al 46esimo viene espulso anche Levenic, l'autore del gol dell'1-1, però finalmente, dopo tutte le azioni, tutte le occasioni che ha avuto la Vibonese, prima con De Marco, il giovane De Marco, il 19enne De Marco, fa l'1-1, poi Albisetti, anche lui giovanissimo, riesce a fare il 2-1, e poi ancora al 57esimo, in poche parole, in 5 minuti, prima Di Marco, poi Albisetti riesce a fare il gol del 2-1, e poi la chiude Scafetta, anche lui un giovanissimo ventenne, riescono a chiudere definitivamente il risultato sul 3-1, una vittoria pesante della Vibonese, che, parliamoci chiaro, la Vibonese aveva dominato in lungo e largo, ha avuto dominio e spreco, ha avuto più di 10 occasioni, prima
del gol di De Marco, ha avuto più di 10 occasioni, poi la buona gioventù, la meglio gioventù, come lo volete dire, Di Marco 19, Albisetti 20 e Scafetta, anche lui ventenne, hanno portato questa vittoria alla Vibonese, che è un peso molto importante perché la porta al terzo posto in classifica. Un San Luca che ha giocato, però non è riuscito a tenere il risultato, e addirittura è riuscito ad andare in vantaggio, poi non è riuscito davvero ad amministrare il risultato. Andiamo a vedere la classifica del girone, della serie di girone I. Abbiamo Catania che fa un campionato a parte, 45 punti, 14 vittorie, 2 pareggi, 3 pareggi e una sconfitta. Nelle ultime 5 giornate ha totalizzato, tre vittorie, una sconfitta con Santa Maria Caliendo e un pareggio. Il Locri, 33 punti, 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Nelle ultime 5 giornate ha totalizzato 3 vittorie e 2 pareggi. Un pareggio con Santa Caldenese che è finita 1-1. Il Lamezia Terme, anche lei 33 punti. Nelle ultime 5 giornate ha avuto 3 vittorie e 2 pareggi. Ha fatto 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. 27 gol e 18 subiti. La Vibonese invece ha 31 punti ed è lì, ha totalizzato 19, ha totalizzato 31 punti con 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Nelle ultime 5 giornate ha 3 vittorie e 2 sconfitte. La sconfitta con Real Aversa 1-0, lì è un rammarico della Vibonese. L'altra sconfitta col Trapani 2-1, però lì è stata sfortunata. Poi c'è al quinto posto Sant'Agata, che ha 29 punti, ha 9 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, 35 gol fatti e 3 subiti. Nelle ultime 5 giornate ha 2 pareggi, 2 sconfitte, 2 pareggi, 2 vittorie e una sconfitta. Il Licata, 29 punti, nelle ultime 5 giornate ha 4 vittorie e 1 pareggio, ha totalizzato 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Trapani, ricordiamo che il Licata e il Trapani hanno una partita in meno, ha totalizzato 5 vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte, 23 gol fatti e 20 subiti. Nelle ultime 5 giornate ha fatto 2 pareggi, 1 vittoria e 2 sconfitte. Sconfitte contro il Catania e la sconfitta clamorosa con Marianese. Santa Caldenese è la squadra che ha fatto il passo più lungo e quello che nelle ultime giornate ha guadagnato più di tutti. Ha 22 punti, ha fatto 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, 14 gol fatti e 17 subiti. Nell'ultima 5 giornate ha fatto 2 vittorie e 2 pareggi. Poi Ragusa, 16 partite, ha 6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, 21 gol fatti e 30 subiti, 22 punti. Nelle ultime 5 giornate è un cammino da retrocessione, 3 sconfitte e 2 pareggi. Real Aversa, 21 punti, 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, 19 gol fatti, 17 subiti. Anche il Real Aversa ha un cammino da retrocessione perché ha 3 pareggi e 2 sconfitte. Castrovillari, 16 partite, ha ben 2 partite in meno, ha fatto 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, 16 gol fatti e 25 subiti, 20 punti. No, è una squadra che segna molto poco, ma nelle ultime 5 giornate anche Castrovilla ha un cammino da retrocessione, a 2 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria. L'ultima vittoria va col Trapani 3-0. Ma invece le sconfitte sono questa pesante Licata 4-0 e quella contro Sant'Agata 3-1. Però ha sempre 2 partite in meno, ricordiamo che Castrovilla ha 2 partite in meno. La Cireale, 19 punti, 4 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Nelle ultime 5 giornate ha fatto 2 vittorie contro Marianese e contro Paternò e 2 sconfitte contro Locri e Sant'Agata, e poi ha pareggiato con la Cittanovese. Canicate ha 19 punti, 5 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte, 16 gol fatti e 21 subiti. Nelle ultime 5 giornate ha totalizzato 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.
questo pareggio pesante che perdeva 2-0 contro la Lamezia è riuscita a recuperarla. L'ultima vittoria risale contro la città contro Paternò 1-0. Santa Maria Caliente, la squadra che finora è scesa più di tutti, ha anche una partita in meno, ricordiamoci, ha fatto 4 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, 17 gol fatti mentre ha subito 19 gol. Ha fatto nelle ultime 5 giornate 3 pareggi, una vittoria e una sconfitta. L'ultima sconfitta con la Vibonese 3-1, l'ultima vittoria contro qui è la sorpresa, ha vinto il Catania 2-1. Cittanova ha 3 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, 15 gol fatti e 3 subite, 18 punti, ha un cammino abbastanza buono, ha 3 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 5 giornate. L'ultima vittoria c'era contro Canicati 0-1 e la sconfitta contro il Lamezia 1-0. San Luca, anche San Luca qui, addirittura San Luca 3 partite in meno, ricordiamo, il San Luca 3 partite in meno. Ha totalizzato 3 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte, 18 gol fatti e 24 subiti, 17 punti nelle ultime 5 giornate, ha 2 pareggi e 2 sconfitte e una vittoria. L'ultima vittoria era Aversa 2-1 nelle sconfitte contro il Vibonese e contro il Licata. Paternò 15 punti, 4 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte, 15 gol fatti e 31 subiti, nelle ultime 5 giornate 3 sconfitte e 2 pareggi. Mariganese ha 8 punti, una vittoria l'ultima contro il Trapani, la sorpresa, 5 pareggi e 12 sconfitte, 10 gol fatti e 30 subite. Che dire? Stiamo parlando di questa Lega Dilettante, Lega D. Spero che vi stia piacendo questo video. Noi ci stiamo appassionando, stiamo seguendo le avventure, non le avventure, magari che possono essere delle avventure, ma il cammino delle nostre squadre calabresi, che abbiamo tre squadre nei primi quattro posti, Locri, Lamezia e Vibonese. Poi abbiamo Castroville nella terra di nessuno, in quella parte dove non sale e non retrocede, però è anche vero che ha 2 partite in meno. Il Castroville, perché ha 16 partite, gli altri hanno 18, 2 partite in meno. Poi c'è Cittanova che piano piano sta camminando, ma è sempre quella zona dei playout. E poi San Luca, anche il San Luca nella zona del playout, aveva fatto un bel passo in avanti. San Luca, però, anche è vero che San Luca ha 2 partite in meno. Vi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, andate nel mio canale, iscrivetevi, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto. Mi raccomando, mi dovete seguire perché se questo format vi piace delle squadre della Lega Nazionale Dilettanti e se volete che parliamo anche delle altre squadre, basta mettere mi piace. Mi raccomando, seguiteci che è una cosa buona e giusta. Ciao, alla prossima. Mi raccomando, mettete mi piace. Ciao.